Adesso sì. Ok, allora, come al solito, anzi no. Ok, adesso ci dovremmo essere, come al solito noi abbiamo tutte queste cose da far partire, non sappiamo mai se ci siamo, ma ci dovremmo essere. Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo webinar di SEMrush. Spero che la vostra settimana sia iniziata al meglio, la nostra sicuramente sì. Abbiamo in diretta con noi oggi Benedetto Motisi. Buongiorno Ciao a Benedetto. tutti. Benedetto, come tutti sappiamo, è un esperto SEO, top brand influencer di SEMrush, e grande amico nostro di tutti. E oggi parleremo di un argomento, che tra l'altro vi spoilerò un po', è un argomento che ritratteremo anche più avanti in ottobre. Parliamo di contenuti. Come scrivere un contenuto, perfetto per la SEO o quantomeno il più possibile SEO, ottimizzato. E come farlo con SEMrush. Poi adesso Benedetto vi farà vedere il nostro SEO Writing Assistant, che è appunto uno strumento, un plugin, poi ve lo dirà meglio Benedetto, che vi può appunto aiutare a fare questa cosa. Io come al solito vi chiedo se ci sentite, se ci vedete, se funziona tutto. Dicono non si vede nulla, ma come? Io vedo Ah, tutto. Non lo so, andiamo. Vincenzo, prova a ricaricare la pagina perché io vedo tutto, no? Perché qua ci dicono ciao Benedetto e Chiara, quindi in realtà a vederci ci vedono. Dice, faccio già direttamente quella condivisione a schermo. Io lo credo fortemente. Aspetta un attimo che, ragazzi, fateci sapere, oltre a salutarci, dirci buongiorno, che siamo felicissimi di vedervi, fateci sapere se ci sentite e ci vedete bene. Sì, Ben, dai, inizia a condividere lo schermo, vediamo se funziona. Ok, Allora, ci perfetto. dicono comunque tutto perfetto, tutto ok, quindi ottimo, Ah, ok, grazie del feedback. perfetto. Tu intanto condividi lo schermo così Parto con la controlliamo condivisione. quello. Ok. Leon, Allora, questo. audio video, ok, si vede, si sente alla grande, ottimo, Ok, fantastico, siamo quindi felicissimi. si Allora, io lo vede, schermo sembra. lo vedo. Sì, io lo schermo lo vedo, aspettiamo un attimo che c'è il solito ritardo dei vari La software latenza. che ci deve far vedere, esatto. No, in teoria si dovrebbe vedere tutto. Aspettiamo ancora un attimo, controlliamo che sia tutto in regola. Ok, perfetto. Io penso che sia tutto giusto. Aspettiamo sempre come al solito il Un check feedback. dei nostri utenti. Esatto, feedbackateci. Vi vedo e vi sento, va bene, no, ci dicono tutti che è tutto a posto, Ok, quindi perfetto. penso che tu possa partire. Ragazzi, come al solito vi ricordo soltanto che se avete delle domande, osservazioni, commenti, qualsiasi cosa, li potete lasciare nella chat, che poi io leggerò a Benedetto quando avrà finito di farci la sua presentazione. Funziona bene Bigmarker? Sì, Roberto, funziona bene, ma ci crea sempre un po' di problemi, era più comodo con Hangouts on Air. Perfetto, allora io lascio la parola a Benedetto, ci risentiamo alla fine con le domande, vi ricordo sempre in chat. Perfetto, ok, allora, ci siamo, partiamo subito a stecca perché fondamentalmente perché questo tipo tipologia di argomento oggi? Sia perché si fa un gran parlare di contenuti, quindi quando si parla di fondamentalmente online, in generale di canale search, la ricerca, cos'è fondamentalmente che andiamo a cercare online, andiamo a cercare dei contenuti, andiamo a cercare delle risposte alle nostre domande e siccome c'è questo bel strumentino del Writing Assistant Tool e del Content Template di SEMrush, perché non parlarne? Perché non far vedere effettivamente come funziona? Perché tutto questo? Perché con il fatto che mi sto spostando tanto, sto tornando insomma all'alveo del mio iniziale del giornalistico, la cosa che sto notando sempre più è che sì, va bene tutto, sì, va bene saper scrivere, averci il proprio bel testerino che ho anch'io, la propria bella competenza scrittoria, però scrivere per l'online a livello proprio di concetto è tutta un altro paio di maniche. Per esempio, adesso torniamo poi a SEMrush, così vediamo un po' l'esempino. Per esempio, questo è un documento che io giro alle redazioni con cui mi capita di collaborare, la stessa redazione con cui sono direttore responsabile di Junglem, che adesso vediamo anche come caso studio, che è un portale che parla di lifestyle,
gossip e quant'altro, una cosa che noi non noi diciamo chi scrive per l'online dovrebbe tenere sempre da conto è questa, è del trattare, questo veramente da tatuarsi, non c'ho più spazio perché ormai sono tutto tatuato, quindi chi c'ha ancora spazio magari se lo tatua, trattare ogni singolo contenuto come se dovesse rispondere a un bisogno specifico. Qua spesso mi viene a cascare l'asino, adesso vedremo come caso studio questo qua di Jean Glam, me ne faccio vedere un altro magari un po' meno massivo in ambito delle domande legate alla finanza, quindi dei contenuti legati all'ambito del trading, della finanza, comunque a qualcosa, un ambito molto specifico, fra l'altro contenuti che ricadono nel Your Money or Your Life, quindi nei contenuti che Google attenziona spesso. Però quanto fa questo, utilizzatelo come preferite, infatti il BTL lo utilizzo sempre, lo giro sempre per le relazioni. Tocca sempre trattare, ripeto, ogni singolo contenuto, ogni prodotto editoriale. Io adesso mi auto-spoiler, mi autopromuovo, sto finendo di scrivere un libro a riguardo di questo, quindi un prontuario per l'online per giornalisti e politici, che sono fondamentalmente le aree in cui sto operando di più, ovvero il riuscire a intercettare, e siamo veramente al cuore di quello che è il canale Search Marketing, intercettare l'interesse dell'utente. Quando scriviamo qualcosa per l'online stiamo realizzando un prodotto editoriale che va sul mercato, un prodotto editoriale che deve incontrare, che deve rispondere ai gusti del pubblico. Morale della favola, se io sul mio portafoglio faccio sempre, tiro fuori questa massima che mi disse il direttore del messaggero.it, se a me le persone mi cercano, se online mi cercano sul messaggero, mi porta traffico perché c'è ricerca sulla notizia di cronaca locale rispetto al discorso del presidente Mattarella, io dovrò dare più evidenza, dovrò riuscire ad avere più cura del contenuto di cronaca locale, che sia anche magari sullo sport, la partita della Roma o della Lazio. Il contenuto sul presidente lo faccio ugualmente, ma so che ci sarà un interesse magari minore. Come faccio a vedere questo? Questo lo vado a vedere con un altro simpatico tool di Semrush, che è fondamentalmente il Keyword Magic Tool. Partiamo dalla base a riguardo, cioè io qua c'ho il mio, io faccio, lo faccio vedere tranquillamente, questo è il mio buon Jean Glam, sono direttore, sto piando un po' la larga per può arrivare dal portale al prodotto, questo portalino in cui sono il direttore responsabile, di cui si parlava all'inizio, jeanglam.com, si parlava all'inizio di moda e in generale di beauty a livello molto alto. Morale della favola, fermo restando un discorso puramente che c'erano anche problemi tecnici, penalizzazione eccetera, quando si parlava a livello proprio di strategia di contenuto, quando si andava a parlare di moda e compagnia cantante, se noi adesso andiamo a cercare sulla panoramica delle parole chiave quanto ti porta un generico moda uomo, moda donna, quindi facciamo proprio un tipo, andiamo a vedere quali sono, analisi keyword, base, moda donna, quindi ricerca organica, cioè noi se ci andiamo a posizionare, quindi sempre il classico discorso, ci andiamo a posizionare su moda donna, con Semrush vediamo che ci abbiamo un volume, tanto vediamo proprio il dato semplice, un volume di ricerca medio, viene ricercato mediamente 1900 volte al mese. Ora, pure che io mi vado adesso a spaccare lato SEO, a crearmi un gran contenuto su moda donna, io andrò a intercettare 1900 ricerche mensili su moda donna. Chi viene dal mondo editoriale o chi già ci lavora nel mondo editoriale sa che il modello di business di quel tipo di portali, di chi fondamentalmente campa di contenuti, di chi campa di prodotti editoriali, è più traffico, meglio è. Fermo restando ci sono centinaia di strategie, il cuore è quello. Più traffico porto con la pala, più a fine mese c'è soldi per pagare la gente che ho in redazione, per pagare gli scrittori, per pagare tutto quello, i giornalisti, tutto quello diciamo, che ruota intorno al progetto editoriale. Ci sono anche altre strategie, posso arrivare a vendere abbonamenti, mi è capitato di lavorare con altro consumo, che lo campano molto sulla vendita di abbonamenti, però il problema qual è che comunque quello che oggi sposta è la massa critica. Moda donna non è una ricerca che mi sposta la massa critica, quindi a livello di
Ricerche chiave, devo capire dove che riesco a posizionarmi per portare più traffico possibile. Se sono e-commerce, questa cosa viene meno, perché l'e-commerce non campa del traffico, campa di quanto prodotti vende. In quel caso devo fare un altro tipo di discorso, magari un po' più approfondito a livello di funnel, che è capire qual è il prodotto in base alle ricerche che magari come prezzo medio c'ho più ritorno. In questo caso invece più traffico meglio è, più volume di traffico riesco a intercettare meglio è. Se torniamo per esempio su JungleM, e qui torniamo sempre sull'analisi del dominio di SEMrush, cos'è che mi vado a vedere? Mi vado a vedere, e qua ogni volta che vedo queste cose è uno spaccato anche sociale non da poco, una delle ricerche migliori che abbiamo oggi adesso sono le frasi Tumblr. I colpi di sole, che è la ricerca che andremo nel dettaglio per capire come fare un contenuto editoriale di tutto punto, e poi personaggi che se non conoscete, conoscevateli, come diceva Guzzanti quando faceva Booty. Cioè, ad oggi noi, se vado a visualizzare il report completo, quindi alla parte, dal pilastro SEO, dal pilastro di ricerca, io oggi ho traffico da queste ricerche. Qua non mi interessa fare una valutazione di merito, una valutazione stile Montessori, di qualità a livello alto. Qua mi interessa che a fine mese io devo portare il mio ritorno economico che mi metto in tasca, così come tutta la redazione, più traffico portiamo meglio è, perché la raccolta pubblicitaria funziona così, perché lo stesso valore poi dei pubblici redazionali che si vendono anche in base a quanto traffico può portare il portale. Ci abbiamo questa tipologia di contenuti, tra cui le frasi Tumblr, che comunque alla fine sono le frasi che si mettono sopra le foto più o meno artistiche, con quasi mezzo milione di ricerche a mese, e tutta una serie di personaggi di uomini e donne, troniste e compagnia varia, che oggi su questo portale, grazie in virtuale news o sui contenuti del tipo chi è Francesco Monte, chi vita privata, fidanzata dell'ex tronista, l'idea è andare a sviluppare un contenuto, in quel caso completo, che va a toccare questa ricerca, in questo caso un nome e cognome di una persona famosa, che genera 200.000 ricerche, 200.000 ricerche mese su Google. A me, oggi, in quest'area specifica, interessa riuscire a intercettare il volume di traffico più alto in assoluto. In quest'area specifica parliamo di volumi veramente alti, perché parliamo di volumi veramente alti, e andare magari di fino su moda donna va da sé che non è che c'ho chissà che ritorno. Posso anche andarmici a posizionare, bravi tutti, batto le mani, la strategia adesso vedremo, comunque le tecniche per posizionarsi sono quelle, il modo di scrivere i contenuti alla fine è sempre lo stesso, però qui a livello strategico tocca capire dove andare. Cioè tocca capire se andare a fare la caccia grossa e ammazzare gli elefanti o andare a racimolare pochissimo traffico da tante piccole ricerche, per arrivare sempre comunque a un tetto, una massa critica di contenuti. Ovvio che, ripeto, non sto dicendo che adesso, domani, se noi abbiamo il portale di, che vi posso dire, di educazione per la scuola, parliamo di Francesco Monte, perché non c'entra assolutamente nulla. C'è anche un discorso di tematicità per Google. Ne abbiamo parlato appunto in un articolo di SEMrush di un annetto fa sul Search Quality Update, dove Google è andato molto a puntare sulla tematicità di un portale. Quindi più un portale è tematico, più c'è la possibilità di posizionarsi. Quindi, se parlo di scuola, dovrò andare a intercettare ricerche più grosse per la scuola. Questo lo posso vedere anche su un portale su cui mi è capitato di lavorare, appunto, che altro consumo. Ci sono poi dati che con un SEMrush vedete tranquillamente, non sono dati privati, appunto andare all'analisi dominio, non analisi parola chiave, pure io sveglio. Altro consumo ad oggi mi fa traffico su queste ricerche. C'hanno anche ricerche molto specifiche, c'hanno anche contenuti molto di qualità. Io ancora faccio l'esempio su un altro post, su un altro articolo che abbiamo fatto su SEMrush, sul mercato dei diamanti. Sul mercato dei diamanti comunque erano tipo 30 ricerche a mese. Ovvio che se io sto vendendo i diamanti, se io ho un portale che si rivolge a quella nicchia specifica, so che la mia portata di quegli utenti è 30 utenti mese. Il mercato dei diamanti sanno, Paperone, Rocker, Duck e altri 3-4 icconi. Se io però altro consumo mi reggo
al di là della linea editoriale che ovviamente è dalla parte dei consumatori, quindi stiamo parlando comunque anche di analisi e benchmark di prodotti, analisi e benchmark di prodotti su cosa andiamo a fare, su seggiolini auto, sui cellulari, c'è un contenuto su quota 100 perché c'è una sezione del lavoro, quindi sono tutti contenuti che ovviamente hanno più traffico, 196.000 ricerche mese, anche perché c'è un trend su quota 100, infatti se adesso vado a cercare quota 100 su fondamentalmente sempre SEMrush. Un altro dato interessante, a parte la parola chiave, database non degli Stati Uniti, perché hanno proprio un attimo un altro sistema pensionistico. Ok, cioè 4.400 ricerche mese in media. Ovviamente questo in media, poi ovviamente ci sono trend su base mensile più o meno alti. Se intercetto quota 100, oggi raggiungo 4.400 ricerche mensili. Ma da sai che Francesco Monte vince sempre. Comunque, andiamo a noi, andiamo proprio al cuore, diciamo, un po' del webinar, che abbiamo visto un po' a livello generale come dobbiamo iniziare a ragionare, quindi in base all'area di riferimento dobbiamo andare a intercettare le ricerche maggiori. Io mi vado a sviluppare lato SEO degli articoli pilastro che mi portano il più alto traffico possibile, perché a fine mese, ripeto, i soldini mi arrivano in base al traffico che ho, che le concessionarie, comunque la pubblicità si vende, per dirla volgarmente in questo caso, al chilo. Cos'è che devo andare a fare quindi? Torniamo al discorso di Jean Clément, perché è quello dove ho più dati in assoluto, anche perché è un discorso che ho curato dalla A alla Z. Torniamo al nostro report generale e ci andiamo a vedere ad esempio i colpi di sole, perché fondamentalmente è un contenuto che ha molta espansione di ricerca. Vado per esempio sull'analisi keyword e su Keyword Magic Tool, giusto per capire come posso andare a sviluppare, vado a inserire colpi di sole. Quindi cos'è che mi vado a trovare? Mi vado a trovare che colpi di sole, quindi il primo tool che utilizziamo di SEMrush, colpi di sole a tutte queste estensioni. Di keyword difficult, quindi la difficoltà da percentuale che c'è da posizionarsi, il trend nel tempo e via discorrendo. Quindi noi abbiamo quello che ci interessa in questa fase. Il volume di traffico a scendere, quindi proprio l'estensione, questa è proprio quella che un tempo lato SEO si chiamava la lunga coda, che chiamava da tempo lunga coda. Colpi di sole biondi, colpi di sole rossi, ramati, colpi di sole su capelli castani, colpi di sole uomo, colpi di sole 2019, biondi su capelli castani, quindi anche ricerche molto molto specifiche, ma che comunque, se devo portare traffico facendo la somma di tutta questa robina, comunque potrebbe ben andare. La cosa simpaticissima è andare a vedere, lo dico sempre come aneddoto, però è fantastico, andare a vedere per esempio su Oroscopo, quando per esempio in questo caso avevo beccato sta nicchia, la gente che cercava le acconciature in base al segno zodiacale. La gente cerca questo, cioè, quindi se io devo portare traffico e sono su lifestyle, devo andare a intercettare queste ricerche, non andare a intercettare la moda alta, perché di base, come abbiamo visto, un generico moda donna porta veramente poco. In questo caso colpi di sole caramello, su capelli scuri, ce n'è per tutti i gusti. Colpi di sole fai da te, quindi magari un contenuto specifico sotto di quei colpi di sole fai da te, o un paragrafo all'interno. Qua stiamo partendo da questo nucleo, da questa query specifica. Se andiamo ad aprire qua su Keyword Magic Tool, ad esempio, colorare, capelli corte, ok,
ovviamente volumi di traffico inesistenti, ma sono stati decisi, cioè sono stati inseriti nel tempo, colori, calor, capelli corti, colpi di sole. Quindi gente che chiede a Google, in generale c'ha 10 ricerche, ricerche in generale, che ha cercato, ha fatto delle ricerche estremamente specifiche. Qui abbiamo veramente tutto. Ovvio che andare a sviluppare un colore capelli fucsia con colpi di sole nero corti, molto goth, ovvio che è una ricerca che può soddisfare, boh, forse una persona, avrà soddisfatto una persona nel tempo, non vado a fare una ricerca così specifica. Però è interessante capire quali sono tutte le ricerche, quindi 5.398 ricerche legate a quel nucleo, questo Keyword Magic Tool. Però partiamo ovviamente da la ricerca primigenia, la ricerca principale, colpi di sole. Come ci andiamo a sviluppare un contenuto a riguardo? Ora, abbiamo poco tempo, non vorrei fare una lezione di come si scrive un contenuto online a livello ultra base, cioè queste 5-6 paginette molto basiche che giro per le redazioni. Quello che è interessante è utilizzarlo, è utilizzare per esempio il content template writing assistant di Semrush per supportare questo tipo di best practice. Ad esempio, io ho già preparato il target keyword colpi di sole, quindi se io vado qua posso anche aggiungere un'altra parola chiave, posso aggiungere oroscopo acconciature o comunque varie ricerche, mi vado a vedere ad esempio il suo template che mi genera Semrush. E questa è una figata, per me la cosa piace un casino. Cioè, io partendo da colpi di sole, ovviamente se tu mi dici, porca miseria, bene, mi hai fatto vedere 5.398 ricerche, partendo dalla matrice, dalla query principale, colpi di sole, ma io come faccio a generare un contenuto che riesce a beccare tutte queste ricerche, o come faccio a fare una schematura con il content template, che mi dà un'armatura, un'impalcatura per sviluppare questo contenuto, e me lo dà con una cosa molto interessante che è uno schemino. Quindi mi dici le ricerche raccomandate. Ok, vuoi sviluppare un contenuto con colpi di sole, con content template, e ti dico che porcaccia la miseria, mi devi andare a beccare quando scrivi contenuti queste ricerche, queste parole. Ovviamente non significa che se mi vado a che scrivo alcune ciocche mi posiziono su alcune ciocche, anche perché non c'è ricerca, alcune ciocche secca. Non ha senso, anche perché vorrei capire che chi cerca alcune ciocche su Google. Non è per posizionarmi su alcune ciocche. Ora, se c'è traffico, ok, no, perché se c'è traffico mi lanciavo dalla finestra. Una ricerca veramente strana. Però ecco qua, mi voglio sviluppare un contenuto su colpi di sole. Ti vado a vedere, analizzando i primi 10 contenuti, quali sono le parole semanticamente correlate che dovresti inserire per avere un contenuto per Google interessante. Quindi di conseguenza per l'utente. Quindi io scriverò magari per avere colpi di per fare i capelli su con i colpi di sole, i capelli tono su tono, bla 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 bla. Quindi deve essere brava a compilare poi il contenuto a livello anche di capacità di copywriting, nel riuscire a inserire questi pezzi come se fossero queste parole chiave, i pezzi del puzzle che vanno poi a comporre i vari paragrafi. Magari potrò fare un paragrafo sui colpi di sole per colore di capelli, andando a cercare questi colori di capelli, cioè poi andare a strutturare il contenuto, andare a costruire il prodotto con tutti questi piccoli pezzettini di puzzle. Fra l'altro, e questo è molto utile poi per me che ho una passionaccia per i backlink, per l'ottimizzazione off page, capire da dove prendere i link, cioè prova ad acquisire backlink da questi domini per posizionarti meglio su colpi di sole. Ovvio che qua non stiamo parlando come redigere il contenuto, la cosa interessante è che comunque un content template ti dia anche la possibilità di capire dove dovresti prendere i link. E c'hai in pagina vacanza.it come backlink forte su questa ricerca specifica. Quindi da 0 a 100, non sto parlando di BBK, ma sto parlando della leggibilità che hanno solitamente i contenuti per Semrush su questa ricerca, e qual è solitamente la lunghezza del testo. Ovviamente sono indicatori, non li prendete come Vangelo, però sono indicatori per redigere un contenuto degno. Colpi di sole abbiamo prima Junglem,
E quindi adesso andiamo ad analizzare il contenuto che è primo su Colpi di Sole, andiamo ad analizzarlo nello specifico. Poi abbiamo Marie Claire, che sono tutti altri portali in ambito lifestyle beauty. Cosmopolitan, Pinterest, perché c'ha comunque forza del brand, ci sono comunque, se cerco Colpi di Sole, ha anche logica cercare una bacheca di immagini. Che differenza c'è fra Mesh e Colpi di Sole? Ho imparato delle cose clamorose dirigendo sto giornale. Cosa sono i colpi di sole? Al femminile, capelli castani con colpi di sole, quindi qua ci sono posizionati con colpi di sole, però con una ricerca specifica per i capelli castani. Questa cosa può essere applicata in qualsiasi altra area, magari mi posso andare a posizionare sui, abbiamo visto su altro consumo, sui seggiolini auto, quindi su una comparazione, una recensione dei seggiolini auto, facendo una recensione dei seggiolini auto per... non viene in italiano i toddler, gli infanti, quindi per i bimbi fino a 18 mesi, quando sappiamo bene che c'è figli che seggiolini auto fino a 36 mesi si dividono in fasce. Mesh e colpi di sole, tutto ciò che devi sapere. Capelli con colpi di sole, 50 migliori idee al mondo worldwide, è l'immancabile Amazon, perché ha i prodotti per i colpi di sole. Quindi raccomandazioni basiche, quindi qua ci abbiamo già su questa ricerca specifica, può essere colpi di sole, ripeto, come può essere seggiolini auto, come può essere anche se c'è una ricerca degna di far traffico, può essere veramente la qualsiasi parola chiave, ci abbiamo anche le raccomandazioni base. In questo caso ovviamente ti dice nel titolo mettici colpi di sole, poi è un'indicazione banale, però per esempio c'è una notizia, c'è un contenuto forte, io devo andarlo a mettere quella ricerca, la parola chiave nel titolo, cioè veramente la base della SEO. Ovvio che magari chi mi sta ascoltando, il 99% delle persone lo sanno, cioè non stiamo scrivendo la prima pagina di un quotidiano cartaceo, che ovviamente le logiche sono differenti, dove magari gli vado a scrivere il politico X, oppure attenti alla scissione, perché si riferisce al politico X che se n'è andato al partito Y. Mi andare a scrivere decisamente Pinco Pallino ha lasciato il partito giallo, ha lasciato il partito rosso, ha lasciato il partito verde, perché le persone andranno a cercare su Google Pinco Pallino, partito verde, partito giallo, partito rosso. Ovviamente poi le considerazioni base sono anche presenti sul documento che vi viene girato, 55 caratteri per il titolo, meta description non ve la scordate, perché quando poi mi ritrovo a doverle editare su 100, 200, 300 contenuti mi viene da piangere. H1 è testo, ovviamente devi comprendere questa parola chiave di base. Questo diciamo come menu, come plateau generale sulla ricerca colpi di sole, cioè se voglio sapere colpi di sole col content template, ho l'armatura, ho la situazione, l'impalcatura generale di come deve essere costruito questo contenuto, per andare a concorrere con chi? Con i primi 10. Per quale motivo? E qua recitiamo la classica formula, la classica aforisma che gira fra addetti ai lavori: se stiamo nella seconda pagina di Google, è come se ci possiamo anche andare a nascondere i cadaveri, insomma. L'ho detta malissimo, cioè dalla seconda pagina di Google in poi l'utente medio non ci va, a maggior ragione da Pompile, senza aprire capitoli infiniti, e qui ne avete poi una saggio nel libro, seconda marchetta, soprattutto chi, questo lo vede soprattutto chi lavora sui portali editoriali, c'è adesso un enorme, se non la quasi maggioranza degli accessi arriva dal mobile, io utente del mobile scrollo col ditino nella seconda pagina di Google, neanche ci clicco, scorro sui primi risultati una volta che ho cercato su Google, magari ho cercato pure con l'assistente vocale, mi vedo le prime ricerche e clicco, cioè a me interessa stare nella prima pagina, non interessa stare oltre, tant'è che le frasi Tumblr con mezzo milione di traffico mese, a me con mezzo milione di ricerche mese, a me interessa sempre in prima pagina. Andare in riunione e dire però stiamo in dodicesima posizione adesso per Grind, che è un'app di incontri, a me non frega perché non sta portando traffico, tant'è che se io prima vado a vedere su Analytics la ricerca migliore sul beauty, cioè appunto su colpi di sole, perché siamo primi e perché l'utente clicca lì, cioè l'utente noi siamo pigri, cioè al massimo possiamo andare a fare un minimo di raffronto nel giro di boh, un secondo e mezzo sui contenuti della prima pagina, su quelli che ci possono attirare di più. Fine.
Lo si vede anche con una Search Console di Google, quali sono i CTR, quindi il rapporto fra le visualizzazioni e i click che ci sono su il nostro contenuto. Andando, quindi vado a rimbalzare su SEO Rating Assistant, c'ho già, quindi come se fosse, qua c'è, ho la possibilità poi di implementarlo come plugin su WordPress o su Google Drive. Ora lo vediamo puro, lo vediamo direttamente dentro SEMrush, però io posso installarmi un plugin per WordPress e un plugin su Google Drive, perché magari c'hai quelle redazioni che WordPress, se meno lo toccano meglio è, specialmente dopo le ultime versioni, perché si disorientano, quindi direttamente glielo fai scrivere su Drive, e poi c'è l'omino tecnico che si accolla il lavoro di caricarlo sul CMS. Pare strano, però più facile, cioè a me, io prima del webinar questo mi è capitato di dover fare per un altro portale, che mi hanno mandato tutto con il Word. Mi veniva da piangere. Comunque, vediamocelo puro, questo Rating Assistant. Quindi ad oggi, giustamente mi dice, guarda, hai creato il content template per colpi di sole. Tra l'altro io adesso lo sto vendendo con una ricerca, in teoria potevo anche mettere colpi di sole, colpi di sole, castano scuro, e content template mi faceva un match su entrambe le parole chiave. Ovvio che se nel content template metto 15 parole chiave che non c'entrano uno con l'altro, mi dice cosa stai facendo, ovviamente è un modo per dire, partiamo sempre, per avere dati più puliti possibili dai tool, partiamo sempre da un nucleo, evitiamo di essere troppo larghi. In questo caso, ripeto, andiamo su colpi di sole, e nel caso di colpi di sole vediamo appunto che abbiamo questa classica blocco di testo, ovviamente score povero, 2 su 2 perché è vuoto, mi dice fondamentalmente anche la leggibilità del testo per l'utente, quante ricerche sono con il taglietto sul target, se vi ricordate il content template andava a 726, le parole chiave scelte, le parole chiave raccomandate, il titolo, il tone of voice, quindi se casuale o formale. Questo funziona molto bene sulla parte inglese, quindi sui testi inglesi per SEMrush, cioè sull'italiano che abbiamo molte più sfumature, difficile andarla a beccare, però questo è un po' una nota di colore più che altro. A noi quello che ci interessa è questo. Ora non sto qui in mezz'ora a scrivere il contenuto sui colpi di sole, a parte perché sono lento a scrivere in una maniera aberrante, però per farvi vedere un po' come può funzionare questo sistema. Quindi cos'è che faccio? Faccio una cosa che in realtà è un po' una forza del costo del contenuto posizionato, come avere colpi di sole naturale, tutto quello che c'è da sapere. Ce lo copiamo e incolliamo in maniera brutale proprio. Sì, vediamo effettivamente come va. Facciamo un passaggio un attimo sul blocco di testo, così lo puliamo dalle immagini, se non macello. Ovviamente faccio questo perché siamo in webinar e ripeto, voglio cercare di ottimizzare i tempi, non sto a scrivere un contenuto, cioè ripeto, sono lento. Quindi cosa succede? Allora, ovviamente me l'ha copiato e incollato un po' storto, ci andiamo a fare. Come avere i colpi di sole naturali, tutto quello che c'è da sapere. Ok, quindi tutto quello che c'è da sapere sui colpi di sole naturali. Questo è il titolo, adesso ce lo mettiamo un attimo pulito. Ok. Colpi di sole ogni quanto, che belle queste cose, le adoro. Colpi di sole sbagliati come ridi. Questo è un testo quindi base, non lo ripeto, non lo fate copiando i contenuti dei concorrenti, non si fa, anche perché poi se no Google come si dice, vi punisce. Quindi ad oggi cos'è che vado a vedere? Io oggi vado a vedere questa cosina qua, che ho un tempo di lettura che va fondamentalmente a 4 minuti e mezzo, quindi un po' più di parole rispetto alla media dei miei concorrenti. La parola chiave la vado a prendere, delle ricerche raccomandate, fondamentalmente ho le ricerche raccomandate, ho fondamentalmente le parole chiave raccomandate, scusate, ho fondamentalmente
solo alcune di queste, quindi in realtà questo contenuto che primo potrebbe ancora essere migliore, se magari un concorrente riesce a beccare queste ricerche mi supera perché queste parole chiave raccomandate mi supera perché li becca tutte. Il titolo che ovviamente devo andare a segnare, se no non me lo prende, eccolo qui. Il titolo che è presentemente la parola chiave, che è più lungo di 60 caratteri, quindi tutto quello, allora, come viene colpito naturale, cosa sapere? Quindi magari l'abbreviamo, potrei anche abbreviarlo. Quindi il titolo adesso va bene, il contenuto che ho potrebbe ancora essere meglio, però sono pigro, sono primo, quindi lo andrò a modificare quando calerà, quindi questa è proprio la questione della pigrizia SEO. E la lunghezza la presenza e la lunghezza dei paragrafi, che in questo caso sono tre paragrafi. Quindi, quando poi andrete a vedere le best practices, vedrete un po' quali sono queste tipologie di paragrafi, come vanno divisi. E cos'è che posso andare a fare? Ripeto, qua lo sono andato a creare stile torta già pronta, che ve lo faccio un attimo vedere con un contenuto già pronto. Se lo scrivete da zero, la cosa migliore poi poco alla volta è vedere come si riempie di verde, come si colora di verde tutto quello che state facendo bene. Un attimo che io nel mio essere comunque ossessivo compulsivo, se non metto i titoli di paragrafo in H2 impazzisco, che comunque è una buona pratica, perché i titoli di paragrafo mi vanno a fondamentalmente a dividere e a rendere il contenuto dei singoli paragrafi inerente, quindi per esempio qua colpi di sole sbagliati, che c'è una ricerca specifica come rimediare colpi di sole sbagliati, ma rispondendo un po' più in italiano, c'è un paragrafo specifico su questa domanda che gli utenti fanno sul motore di ricerca su Google. Ad oggi io come posso migliorare questo testo? Lo posso andare a migliorare andando ad aggiungere queste, secondo il Writing Assist, andando ad aggiungere queste ricerche. Per esempio, non c'è in questo contenuto posizionato, non c'è ancora una lista dei vari colpi di sole per colore di capelli, che magari in altro caso esistono, quindi potrei magari andare a sviluppare un contenuto come scurire colpi di sole troppo chiari, magari potrei andare a fare un paragrafo, ne scriviamo uno velocissimo. Come fare i colpi di sole sui capelli castano scuro? Ecco qua, quindi me lo ha scritto male. Infatti, strano, castano scuro, ecco che mi vado a beccare queste due ricerche. Quindi io in un futuro, se voglio migliorare questo contenuto, lo posso fare. Per fare i colpi di sole sui capelli castano scuro, la tecnica di colorazione deve essere, non lo so, mai fatto, quindi non ho la più pallida idea, però un po' per rendervi appunto, secondo il gioco di parole, l'idea di quello che può essere un paragrafo da aggiungere e una ricerca raccomandata per espandere questo testo. Detto partendo già da un contenuto presente, altrimenti l'avrei dovuto fare in diretta, l'avrei dovuto scriverlo da zero e mi sarei dovuto preparare sui colpi di sole naturali, cosa che non ho fatto perché il contenuto l'ha scritto appunto una delle ragazze in redazione. Questo vale se avessi dovuto sviluppare un contenuto sui seggiolini auto, avessi dovuto sviluppare un contenuto su un altro portale che sto sviluppando in ambito medicale, se si può sviluppare un contenuto su come curare il raffreddore, visto che fra poco sarà, diciamo, una ricerca in trend perché si inizia a entrare nell'autunno. Quindi, se non andiamo a sviluppare una ricerca, un contenuto sulla ricerca raffreddore o raffreddore rimedi, ecco che armatura su content template, raffreddore rimedi. Facciamo raffreddore con 2D, mi vado ad analizzare, perché sennò l'armatura, l'impalcatura dove la crea? Mi vado ad analizzare le 10 ricerche posizionate. Tra l'altro raffreddore rimedi sono andato, diciamo, no look, non ho visto quanto ricerche fa, perché in realtà è una cosa che ho già fatto prima, per i fatti miei, adesso non me la ricordo a memoria, però ecco.
raffreddore, rimedi, se voglio, voglio partire da questa parola chiave, devo andare a mi fa questo tipo di discorso, questo tipo di analisi, vado ad andare a come rimedi a parlare di succo di limone, cucchiaini di miele, quali sono i sintomi, mal di testa, rimedi della nonna, magari posso sviluppare un contenuto che è raffreddore, i 10 rimedi della nonna, poi entra lì la competenza e diciamo il gusto di saper scrivere, perché qua non è il scriviamo rispettando delle regole tecniche, quindi scriviamo tutti in maniera omogeneizzata. Qua il discorso è: ho una capacità di saper scrivere, devo comunque impacchettare il prodotto per distribuirlo tramite questo canale di diffusione dei contenuti. Perfetto, deve essere impacchettato per scivolare nel miglior modo possibile attraverso questo canale per raggiungere per l'utente. Poi sta a me riuscire a coniugare la capacità tecnica quindi la capacità tecnica di sviluppare un contenuto alla capacità di saper scrivere. Se noi effettivamente pigliamo, adesso si parla tanto di intelligenza artificiale, prendiamo un bot e facciamo sviluppare tutto le bot, buonanotte al secchio, veramente. Invece no, cioè viene dopo questa saper sviluppare un contenuto sull'impalcatura la capacità poi di saper scrivere bene per l'online. Quindi quando si dice contenuto perfetto per l'online significa che sa muoversi, che sa compilare con un piccolo puzzle il contenuto rispettando quello che gli utenti cercano. Che ripeto, non stiamo scrivendo per noi stessi o per quello che è la nostra idea, stiamo scrivendo per risolvere un problema. E per le persone un problema ad oggi sono, per quella nicchia magari specifica, per quell'audience specifica del lifestyle, i colpi di sole, come farli, sono un problema ben più grave rispetto alla moda, fra virgolette, alta. Quindi dobbiamo intercettare questa ricerca. Sapere chi è Francesco Monte è un problema molto più alto a livello di numeri rispetto a sapere come va il mercato dei diamanti. Se devo portare traffico e c'è una nicchia ben determinata, devo sapere quali sono le ricerche, devo capire cosa cerca il mio utente. Poi, per carità, che questo è tutto un altro discorso, va a impattare con la linea editoriale, sono discorsi poi da fare extra, che non, per il momento a livello tecnico, appunto, di SEO content template e strategy casting non ci interessano più di tanto. A noi quello che ci interessa in questo momento, in questo webinar, è: questi tool ci possono aiutare a darci un'indicazione, a capire come sviluppare il contenuto, come andare a creare l'impalcatura di questo contenuto. Poi dentro, se siamo bravi a intercettare queste ricerche, possiamo pure scrivere come Leopardi, però intanto dobbiamo intercettare queste ricerche, dobbiamo sviluppare il contenuto su questa soddisfazione di questi bisogni, che hanno, come abbiamo visto con invece col Keyword Pool, tot ricerche. Editoriale, più ricerche ciò, più a fine mese riesco a pagare le bollette. Se no, ripeto, tranquillamente si va a scrivere il diario segreto, ognuno per i fatti suoi, a posto. Cioè, su questo sono anche abbastanza, fra virgolette, cinico, però, ripeto, progetto editoriale online significa fondamentalmente traffico. Significa soddisfazione del bisogno. Cercano i colpi di sole, cercano le frasi tambure da mettere sotto la foto in costume. No, quello si deve andare a intercettare. Su quell'area generica lifestyle, area finanza, area per l'appunto in generale soldi in tasca, chiamiamola così, stanno cercando il comparatore sui giorni di auto, glielo do. Stanno cercando cos'è lo spread, perché stiamo a livello di educazione finanziaria pari al Monopoli, gli dirò che cos'è lo spread. La ricerca sul mercato dei diamanti interesserà 30 persone. Se ci interessi, oltre a portare traffico, un altro paio di maniche, ma se devo portare traffico come obiettivo principale del mio contenuto, devo puntare su quelli che cercano di capire cos'è lo spread, che cosa sono le azioni, o a livello di consumatori di massa, qual è la comparativa dei seggiolini auto migliori, dei seggiolini auto più sicuri. Su questi un paio d'anni fa abbiamo fatto, quando ancora non c'era il writing assistant, comunque un tool molto recente di SEMrush, ma c'è un annetto, facciamo senza supporto del writing assistant un tool, un webinar proprio su quel caso studio.
Ci abbiamo un quarto d'ora per le domande, Chiara? Sì, siamo qua. Allora, volevo innanzitutto rispondere al volo a Cristina e a Vivere Zen. Cristina ci aveva chiesto se la parte di ricerca organica è in uno dei pacchetti di Semrush. Cristina, sì, è in tutti i pacchetti di Semrush, non solo in uno. Tra l'altro, è disponibile anche per gli utenti free, ci sono 10 ricerche disponibili al giorno. Quindi, sì, per tutti, anche per gli utenti free. Mentre Vivere Zen, che scrive che ci ha scritto che non trovava sul suo pannello Semrush il menu SEO Writing Assistant, se non lo trovi nella sezione Tutti gli strumenti, puoi andare nella finestrella in alto e sotto Tutti gli strumenti ci sono anche tutti i vari toolkit. Se vai a controllare sotto il Content Marketing Toolkit, lì sotto c'è sicuramente nella lista a sinistra il SEO Writing Assistant. Questo era giusto per rispondere al volo alle domande pseudotecniche rispetto al tool. Dario De Guzzi ti aveva chiesto se potevi fare un esempio concreto. Mi auguro, Dario, facci sapere se abbiamo risposto alla tua domanda. Roberto Santoli ci chiede, anzi ti chiede, per cui con la rivista di cui sei direttore editoriale, stai coprendo non solo il sito, ma anche l'ottimizzazione dei social per le keywords da posizionare? Sui social, sulla parte social si sta facendo più un discorso, se lo dico tranquillamente, perché tanto sono cose visibili, di sponsorizzazione dei contenuti proprio di ultra trend, tipo che so, c'è la Delellis che scrive un libro, ma è una notizia che ti dura quelle 12-24 ore, la sponsorizzi e vai così. Quindi è più massiva la situazione, anche perché su quest'area sono notizie, diciamo, da pop, quindi li fai girare così, ottimizzi poco per i social, anche perché devi andare veramente su brevissimo termine. Cioè, c'è ancora la regola aurea che avevo 10 anni fa in gruppo HTML, che le news in trend dovevano scrivere in 8 minuti, quindi una roba veramente abbacinante, però funziona così: il primo che arriva più fetta si prende. Perfetto. Enrico Maioli, che tra l'altro salutiamo, ciao Enrico, ci scrive, domanda da un milione di dollari, forse più centrata sul piano editoriale. Dici che il punto di partenza è scrivere contenuti per intenti specifici. Che approccio usi, per scoprire, indagare e trovare questi intenti, scusami. Ti affidi alla keyword research o fai prima ricerche su mercato e utenti? Cioè, Sì, parti dal sì, piano sì. specifico delle keyword o fai ricerca sugli utenti più, tra virgolette, alta? Allora, sulla base per sviluppare contenuti quelli da, chiamiamo evergreen, di pilastro, mi devo andare a, che comunque servono per la parte SEO, mi vado a vedere, ovviamente conoscendo quel settore, mi vado a vedere quali sono le ricerche più ampie. O anche che sviluppiamo un contenuto a riguardo, mi vado a spiare i competitor. Cioè, se vedo che Semrush, aspetta, sto ancora con la condizione schermo, bravo, me lo dico da solo. Se vedo per esempio che con Semrush, metto JungleM sempre. Quindi questa come piccola cosa, mi vado a vedere quali sono i miei competitor, mappa di posizionamento della concorrenza. Mi vado a vedere che ho come concorrenti, sempre per il discorso di area semantica, per il discorso di tematicità, perché se io inizio a uscire fuori da quest'area, poi Google mi dà problemi. Mi vado a vedere, per esempio, uno dei più sopra di me, donne sul web. Ok, donne sul web. Che cosa ha come keyword sul motore di ricerca, a parte quelle comuni, che comunque mi possa andare a vedere come sono posizionato io rispetto a loro. Loro dov'è che sono forti? Cos'è che mi manca? Loro sono forti su Canzoni, taglio capelli 2018, estiva inverno 2019, Zara, capelli corti, musica rilassante, quindi poi Canzoni bimbi, iniziano ad averci quelli la tematicità, tutto un filone sulle canzoni. Lo posso implementare a livello editoriale? Riunione di redazione, no, Benedè, smettila. Perché se no veramente, oppure sì, dai, è una cosa ancora nei limiti umani, possiamo sviluppare, si va a sviluppare un contenuto andando anche a spiare quello che fanno i concorrenti. A livello di, per quest'area, a livello di analisi, diciamo, proprio dell'utenza, me lo vedo proprio sui trend, cioè può essere per stare informati sul pezzo, quindi gruppi Facebook o pagine Facebook, solitamente no brand,
che so, nell'ambito questo dei trend di gossip, c'hai quei 5, 6, 7 pagine molto frequentate, appena vedi che iniziano a fare, ormai la regola è quella, iniziano a fare un meme su qualcosa, quello è un trend. Cioè, fanno il meme sulla Pamela Prati che fondamentalmente si è inventata il matrimonio con Marco Caltagirone, finché fanno i meme puoi marciarci sopra. Poi ovviamente quello per esempio te lo giochi bene anche per se vuoi distribuire il contenuto sul canale di distribuzione dei social. Questo ovviamente, ripeto, stiamo andando sulla caccia grossa perché c'è tante ricerche, ma anche su nicchie più piccole, che può essere per l'appunto, metti caso che nell'ambito tech si parla adesso del, per esempio il tech lo seguo poco, però si parla adesso per esempio del cellulare che ha 3 telecamere, io devo iniziare a parlare di quello, vedo che il trend grosso è su quello, mi sviluppo un contenuto pilastro su quel prodotto specifico. Quindi anche questa è la tipologia di approccio. Sono prodotti, cioè in base al prodotto sparo. Perfetto. Ritorniamo alle domande. Questa non so se è conclusa, forse sì, forse no. Vabbè, comunque Laura ci chiede, ciao, mi interessava capire a livello logico come cerchi le nicchie, ad esempio tipo colpi di sole per il segno zodiacale o altro. Sì, sì. Non so se già ho risposto rispondendo anche Enrico. Cioè, per esempio la nicchia questa qua, una di quelle che abbiamo aperto sui tatuaggi, perché ci vede addirittura Semrush in concorrenza, quello semplicemente dei tatuaggi mi è uscito fuori come nicchia, come area che viene di contenuti sviluppati di Junglem, perché c'avevo un vecchio portale sui tatuaggi, sapevo che l'ambito dei tatuaggi fa una fracca di ricerche, e avendo un'area beauty ho detto, sai, cioè, mi vado a rivolgerci questo storico, mi vado a ricollegare e glielo aggancio. Cioè. Perfetto, ok. Laura, facci sapere se abbiamo risposto. Raffaele chiede ti fa una specie di recap e chiede conferma. Quindi dice, ciao, il workflow che quindi consigli è: 1. Trovo la nicchia con il trend, tipo colpi di sole. 2. Uso il Keyword Magic Tool e trovo altre parole chiave che portano traffico. Perfetto. 3. Uso il SEO Content Template per scrivere il contenuto aiutato da SEMrush per posizionare le keyword e scrivere un contenuto, tra virgolette, accettabile da Google. Corretto? Corretto, perfetto. Cioè, bravissimo, tutto chiaro. Allora, Giada, perché ha scritto tre messaggi in chat diverse, okay. Uno sotto, vado a recuperarlo. 2 domande. Se ho come keyword principale mobili bagno, Google mi prende la keyword anche se metto preposizioni tipo mobili per bagno, mobili da bagno? Sì, da questo punto di vista non siamo, fortunatamente non siamo più nel 2012, dove mobili bagno, mobili da bagno te le prendevo come dire due ricerche differenti. Cioè si può scrivere, ecco qua, che finalmente uno si può sfogare come copio, come giornalista, si può scrivere in italiano, cioè quelle porcherie terrificanti come scarpe nuove 2019, no, cioè si può scrivere tranquillamente ecco i nuovi modelli di scarpe del 2019, si può scrivere finalmente in italiano corretto. Poi che ancora si trovano queste forme è semplicemente un discorso di abitudine, ma pure a me mi capita, eccoli, di scrivere magari delle volte con il termine esatto, ma si può scrivere in italiano corrente finalmente. Cioè prima effettivamente poteva essere, non dico penalizzante, ma rischiavi di dargli più valore. Adesso si può scrivere in italiano, ovviamente beccando le ricerche, ma in italiano che non sia, diciamo, quello delle macchine. Perfetto. Penso tu abbia risposto anche automaticamente alla seconda domanda di Giada, che è quindi se ci sono tipo anche degli aggettivi attaccati, tipo mobili da bagno sospesi, mobili da bagno staccati, suppongo che comunque... Sì, ovviamente se mobili da bagno sospesi, devo parlare di mobili da bagno sospesi. Poi magari voglio fare un contenuto unico, mobili da bagno, migliori mobili da bagno sospesi e attaccati. Ovviamente se ci hanno ricerca al riguardo, l'importante è sempre che ci hanno una massa di persone che lo cercano, però posso scriverlo in italiano, non è che devo scrivere per forza mobili bagno attaccati, mobili bagno sospesi e la data. Cioè, per esempio qua, la gente cerca tatuaggi maori,
non certo. Che sono tatuaggi braccio, non è che scrivo un contenuto, i migliori tatuaggio braccio, no. Certo, per cortesia, certo. No. C'è ancora chi lo fa, ma perché è rimasta come forma mentis, se non lo fate, perché veramente è anche, diciamo, a livello di click to rate, anche l'utente, l'utente medio comunque sta diventando, non dico raffinato, però quantomeno se scrivi in italiano attira un po' più il click rispetto a una cosa molto bloccata, molto, perché pare finta. Cioè, almeno il discorso è, se pare finto non ci cliccano. Se è una cosa... Mi viene a ridere perché pensavo che il portale che ho fatto vedere ieri a Chiara, che è talmente vero, cioè, che... Esatto, sfocia nell'assurdo. Allora, volevo rispondere un attimino, in chat ci sono arrivati un po' di messaggi. Volevo semplicemente rispondere a Tommaso, Andrea e qualcun altro, che all'interno della descrizione del webinar avevamo specificato che avremmo illustrato l'utilizzo del SEO Writing Assistant a coloro che fanno della scrittura il proprio lavoro, e avevamo appunto anticipato che per noi la scrittura perfetta di un testo per la SEO presupponeva appunto l'utilizzo di questo tool. Ci dispiace che per voi il webinar non sia stato interessante perché il tool vi sembrava off topic, però era descritto nella descrizione, quindi ci spiace. Se avete dei feedback per i prossimi webinar sono più che ben accetti. Ringraziamo nel frattempo anche il metodo Mnemonia per i complimenti, e volevo anche dirti che Enrico Maioli ti ha ringraziato per la risposta di prima, e in generale grazie per i suggerimenti. Ottima la mini guida copy SEO e i suggerimenti che hai dato finora per l'uso degli strumenti del processo. Quindi grazie a tutti quelli che ci hanno risposto. Continuiamo nel frattempo, vediamo se mi sono persa qualcosa. Ok, allora Dario, penso di aver già risposto ora alla tua domanda, quindi se hai altro da chiedere o se hai qualcosa di più specifico, puoi continuare a scriverlo nella chat. Erika Castellano ci chiede: il testo SEO quindi non ha affatto importanza per un e-commerce? Ha importanza, però va da sé che cerco di mettere il più semplice possibile, perché sennò poi divento prolisso. Ovvio che c'è importanza, però ha importanza nella misura in cui non distrae l'utente. Cioè, il testo SEO per una scheda e-commerce lo scrivo per andare a descrivere il prodotto e invogliare la vendita. Se diventa un, che so, contenuto su i guantoni da box, ti vado a scrivere un mini testo introduttivo, un abstract introduttivo per quella categoria, perché mi serve a livello tecnico, mi serve a livello di rapporto fra l'HTML e il testo della pagina. Posso essere furbo a livello copy, lì deve essere bravo il copy a invogliare all'acquisto dell'uno o dell'altro prodotto, se di categoria o nel descrivere in maniera entusiastica il prodotto per spingere la vendita, ma non deve essere una guida. Cioè, il mio interesse è quando faccio cascare l'utente sul testo, che in quel caso è funzionale a livello di posizionamento, e poi spingere l'utente all'acquisto. Cioè, non è che non lo metto il testo, ma non deve essere distraente per l'obiettivo mio. Il mio obiettivo mio è farlo comprare. Il testo in quel caso è un modo, è un elemento SEO per posizionarmi meglio. Ma una volta che mi casca sul sito, devono comprare, non mi devono leggere. Mm-hmm. Chiaro. Più che una domanda, è una sorta di commento di Max, che dice: il problema nasce quando tu scrivi un contenuto perfetto o quasi, e poi Google premia siti con contenuti corti e sommari e continua a farlo. Quindi uno pensa che Google predichi bene, ma razzoli male. Dipende chi lo fa, cioè, nel senso, se è un portale che poi a livello tecnico si fa un'analisi, ecco, sempre con SEM, cioè la dashboard, se paradossalmente c'ha più trust, cioè il problema di Google qual è? Che se un portale c'ha trust può veramente fare quello che diavolo gli pare. Cioè, a me sono capitate situazioni in cui portale non ufficiale, però un portale che c'era anche un brand molto più forte, si andava a posizionare col contenuto copiato e incollato dal mio, paro. Perché? Perché per Google, essendo quel portale più in trust, più autorevole, ok, allora sei tu col sito meno autorevole che hai copiato, che è una cosa folle, però purtroppo
il classico discorso, qua canale di Google c'hanno, non solo c'hanno la palla, c'hanno il campo, c'hanno l'arbitro, c'hanno le gradinate, c'hanno tutte, certo, le vie tutte, esatto. Il problema è sempre andare, il problema ovviamente ti prende male quando ti si posiziona un portale effettivamente che sembra fatto, diciamo, male, per dire, per usare un eufemismo, che si posiziona meglio, poi magari va a vedere, magari anche c'è un fattore rispetto al nostro molto più forte, magari è talmente lato off page, è talmente pieno di link più o meno spinti che si può posizionare meglio. Purtroppo, tra virgolette, è una somma di fattori. Se dalla somma di fattori, magari a livello di copia il nostro è meglio, ma quello a livello di fattori è più autorevole, c'ha più link, 2-1 di fattori, cioè a stringerla in maniera proprio brutale. Ovviamente non c'è una correlazione diretta, essendo i fattori non 4, però effettivamente, vi faccio questo esempio molto banale: a fantacalcio ho due giocatori che mi hanno segnato, però il mio avversario ha tutta una serie di modificatori, alla fine vince lui. Chiaro. Allora, gioca a fantacalcio, magari questa cosa è... Esatto, andiamo avanti perché qui le domande sono tante. Allora, volevo rispondere al volo a Dario, posso rispondere io, che chiede: scusate, ma per l'utilizzo di SEO Writing Assistant devo per forza avere un dominio online oppure posso fare un articolo indipendentemente dal fatto che il sito sia online? SEO Writing Assistant è un plugin, quindi anche solo scrivendo contenuti su Google Docs e attivando il plugin, va bene, si può assolutamente controllare. Quindi no, sì, è legato alla ricerca, non è legato, cioè ovviamente se ci voglio fare analisi del sito, della dashboard, banale, non c'è il sito, canalizzo, però ovviamente il Writing Assistant parte dalla query, dalla parola chiave. Allora, rispondiamo al volo, Ben, cerchiamo di tagliare perché è tardissimo. Matthew Martino Supertramp ci scrive: mi domando se tutti utilizzano il tool e hanno un testo perfetto per la SEO sullo stesso argomento, come faccio a differenziarmi per la ricerca su Google? Ci sono, come ha detto, risposto prima, ci sono anche altri fattori. Poi prima che si arrivano tutti ai testi perfetti, cioè sono 10 anni che anche perché fa questa roba, cioè, prima che ci si arriva, però a parità di un fattore contano gli altri, appunto autorevolezza del dominio, link building, anzianità. Certo. Adesso, ripeto, da un anno anche la tematicità del dominio. Più, certo, un dominio, più diciamo un sito è tematico ed è forte in quell'area, più riesce ad avere visibilità, magari a dispetto anche di altri fattori. Perfetto, perfetto. Allora, al volo, rispondo al volissimissimo a Raffaele che ci chiede se è possibile rivedere il webinar. Sì, il webinar rimane registrato sia su YouTube sul nostro canale, tra parentesi iscrivetevi, sia sulla sezione degli webinar sul sito di SEMrush, quindi sì, assolutamente. Ci ringrazio anche dei contenuti, grazie a te. Alessia ci chiede: se ho già degli articoli inseriti nel blog dell'e-commerce con la keyword research, e la keyword research è bene o male sempre quella, è meglio ottimizzare sempre lo stesso articolo di volta in volta oppure riscriverne uno nuovo? L'idea è: c'ho un contenuto su, parliamo di e-commerce, su, per l'appunto, il nome del prodotto, appunto mi hanno detto Antonio da Box, può essere qualsiasi altro tipo di prodotto, e l'idea è una, quella ricerca deve avere la sua pagina specifica, cioè non faccio 16 articoli sulla stessa ricerca, per un semplice motivo, perché si va a cannibalizzare, cioè poi Google stesso non sa fra questi contenuti qual è quello che andrà a posizionare per quella specifica parola chiave. Magari posso fare le estensioni, ecco, colpi di sole, io c'ho un contenuto su colpi di sole, ok, perfetto, io ottimizzo quel contenuto sempre, non ne vado a fare uno nuovo, perché poi ne ho due su colpi di sole, uno non ottimizzato e un ottimizzato. Quello ottimizzato si va a posizionare, però giustamente c'è un pregresso, un portale, un altro contenuto che va sulla stessa ricerca, che è un po' un freno a mano, perché Google dice: perché ce ne hai due sulla stessa ricerca? Cioè l'idea è averne sempre uno ben specifico. Ce l'ho già, ottimizzo quello, lo riscrivo anche da zero, non è un problema. Perfetto. Però se adesso su colpi di sole sono primo, non è che se faccio un altro contenuto di uguale valore divento secondo con altro contenuto. Cioè, perfetto, mi metterà sempre con una, mi darà un risultato in SERP per quel sito, ne darà più di uno. Qualcosa ancora si vede così, però sono robe veramente, veramente vecchie che poca volta va a correggere. Perché okay, l'idea è anche andare
anche dare più varietà possibile in SERP, perché si inizia, come si faceva una volta, a cannibalizzarle. Tipo, mi ricordo su un vecchio portale, su Diploma Roma, c'avevamo tipo di 10 risultati, i primi 7 erano di sto portale. È ovvio che non è utile per l'utente, perché tu significa che mi stai dando di 10 risultati, in realtà me ne stai dando 4, quello che ne ha 7 e gli altri 3, e non va bene questa cosa. Perché poi che succede? Succede anche che i concorrenti, cioè, ok, va bene che poi la gente investe più su advertising, però non è credibile, cioè non è credibile questo gioco, quindi è iniziato a fare un po', a dare più valore a chi sviluppa un contenuto che una parola chiave. Perfetto. Allora, andiamo avanti, ultime 3-4 domande. Giada, ultima domanda, c'è una regola sulla quantità di keyword principale da inserire e ripetere, un minimo, un massimo? No, cioè l'idea è, se sviluppo contenuto lo sviluppo su colpi di sole, lo sviluppo su colpi di sole, al massimo sono su estensioni, colpi di sole castano scuro, quel contenuto sarà specifico, colpi di sole castano scuro, come sarà magari su un altro contenuto, sarà cosa sono le azioni, magari che cosa sono le azioni, non so, della Fiat, cioè come comprare azioni Fiat, magari faccio un paragrafo su un'altra azione di un'altra casa automobilistica. Però l'idea è sempre partire comunque da un'idea principale, da una ricerca principale da soddisfare, perché quel prodotto deve soddisfare una specifica esigenza. Poi all'interno posso anche soddisfare quelle correlate con i miei più piccoli paragrafi, e magari mi vado a posizionare sul contenuto principale anche sui paragrafi più piccoli. Però anche là devo andare a studiare i concorrenti. Cioè, io posso pure fare il pilastrone sui tatuaggi e poi mettere un articolo di 20.000 parole su tutte le ricerche estese dei tatuaggi. Però andrò a vedere, se vado a vedere che i concorrenti nei primi 10 sono 10 risultati specifici su tatuaggi Maori, magari c'ha più senso sviluppare un contenuto sui tatuaggi Maori anche per me, specifico su quel tipo di tatuaggio. Enrico ci chiede, nei casi in cui le nicchie di traffico sono molto piccole, come ad esempio dei prodotti B2B specifici, Google Trends o l'analisi dei competitor, a quel punto è solo indicativa. In quei casi che approccio usi? Usi un approccio differente? Mi faccio un altro tipo di calcolo, cioè in quel caso devo fare traffico, se devo fare traffico, detto proprio brutale, ci tolgo le mani, perché non devo fare, cioè se devo fare traffico devo andare su grosso numero. Se sono prodotti B2B, allora a me l'interesse è non tanto essere, non tanto fare traffico, ma in quel caso, una volta che mi posiziono, andare a capire per il lead medio, la vendita media, quanto mi è costato rispetto a quanto ci guadagno. Esempio pratico, a me era capitato di lavorare per un portale che faceva delle macchine agricole, si era posizionato, facevano 3 vendite l'anno, però una macchina agricola che vendevano loro era 700.000 euro di macchina agricola. Pure che ne vendi una dall'online, il progetto suo si è ampiamente ripagato. Pure che prendi un contratto all'online, me ne facevano 3 l'anno, perché erano macchine agricole molto specifiche, per terreni particolari, piccoli, e via discorrendo. C'erano 3 richieste l'anno, c'avevano su un portale che se faceva 120 accessi, 10 accessi al mese era tanto, cioè una roba de ultra nicchia. Faccio un sitarello, ma nemmeno perché non era manco una roba da fiera, è proprio un prodotto ultra specifico. Ti arriva, tipo, però stiamo parlando proprio dell'unità un po' più piccola in assoluto. Ovvio che a me interessa in quel caso lì non fare il traffico a pallettoni, mi interessa comunque intercettare quella nicchia. Paradossalmente per tante cose è semplice, lì il problema è se c'ho concorrenti online che hanno prezzi migliori, accordi migliori e via discorrendo, perché magari mi posiziono, però poi non c'ho la conversione perché il concorrente appena sotto c'ha un prezzo migliore, quindi lì viene un po' meno un discorso più di marketing specifico su quell'area. Ok, ti faccio rispondere, però cerchiamo tipo di fare domanda e risposta secchissima alle ultime 3-4 domande perché siamo super fuori tempo. Vediamo, vivere zen, affiancando ad un sito e-commerce un bel blog con contenuti originali, consigli di metterlo nello stesso dominio o su un dominio separato, considerando che poi ci saranno link dei singoli articoli ed alcuni prodotti? Io metterei sempre come uno slash blog, lo metti su blog lì. L'importante è non fare sempre sulle stesse parole chiave. Cioè, se c'è il prodotto tappetino yoga, io sul post gli metterò al massimo i migliori 10 tappetini da yoga, perché è una ricerca conversazionale, cioè una ricerca più informativa. Non mi vado a sviluppare un contenuto che mi rischia di pestare
la parola chiave del prodotto. Su tappetini da yoga l'utente sta cercando il prodotto, deve cascarmi sulla scheda prodotto. Sui migliori tappetini mi sta andando a cercare un elenco, una recensione, una cosa più informativa. Poi dopo, se sono bravo, linka al prodotto che ho e me lo vendo tramite questo canale. Perfetto. Prodes Finitalia, che ci fa tra l'altro i complimenti per il webinar, grazie, grazie mille. Grazie. Ci chiede, i link interni tra articoli sono utili? Sì. Sì, allora sì, più a livello di struttura, proprio a livello di architettura del sito. Sul discorso dei click degli utenti, soprattutto adesso che si navega su mobile, sono molto minori. Cioè, c'ho, su tutti i prodotti editoriali ho 1,5, massimo 1,7 pagine viste a visita. Cioè non serve tanto all'utente quanto per dare corpo al portale. Poi io per deformazione li utilizzo. Parlo di un argomento, ho parlato di questo argomento in passato per una cosa specifica, linko quel contenuto, anche perché così Robots capisce che io comunque c'ho uno storico su questo tema. Parlo di colpi di sole, c'è il contenuto specifico su un altro link sui colpi di sole coi colori del 2018, io lo vado a linkare. Okay. Non faccio il suo link interno, non mi costa nulla. Perfetto, perfetto. Dario chiede, Google fa ancora la cannibalizzazione dei risultati? Cioè, se ho 4 risultati su una key, sì, come si comporta? Cannibalizza. Sì, la fa, come rispondendo pure per la domanda di prima, ancora cannibalizza. Perfetto. Anzi, è diventato molto più, su questo è diventato ancora più, cioè almeno con l'esperienza è diventato ancora più puntuale. Cioè, non sai, ok, non ti so quale dare più valore, non metto nessuno dei due. Ok. Dario, cannibalizza, attento. Ultimissima domanda, finalmente siamo arrivati alla fine. Giorgio ci chiede, troppi sottotitoli in H2 con tanti paragrafi, non potrebbe essere visto come una forzatura di ottimizzazione SEO da parte di Google ed ottenere l'effetto contrario penalizzando l'articolo? Se questi sottotitoli, cioè se io per esempio ho l'articolo di 1000 parole ed ogni sottoparagrafo effettivamente mi risponde a quella domanda, no. Se faccio solamente H2 in maniera, fra virgolette, si può dire tecnicamente paracula, e poi il paragrafo non è espanso e non risponde a quella domanda, sì. Cioè io ho il mio bel articolino color colpi di sole, così come può essere i nomi prodotti. Colpi di sole nocciola, colpi di sole capelli viola, colpi di sole, cioè alla fine se io in quei singoli paragrafi li espando, in quei singoli paragrafi effettivamente risolvo quell'esigenza specifica, a posto. Se faccio l'elenco e basta, è una furbata, sì. Non è che metto H2 uno dopo l'altro, è palesemente una forzatura per la SEO. Se riesco a comunque essere... l'idea è sempre quella, se riesco a rispondere a un'esigenza, allora va bene. Perfetto. Ben, ti chiedo tra l'altro di togliere la condivisione schermo, così possiamo salutare. Ok. Allora, interrompi condivisione. Con i nostri tutto, eccoci qua. Allora, vi ringrazio tantissimo per le domande infinite e grazie a Ben per questa presentazione qui. È stata veramente, a mio parere, veramente veramente utile. Comunque anche altri feedback che sono arrivati ci fanno i complimenti, ti ringraziano Ben per grazie a voi. Vi ricordo che il webinar rimarrà registrato, quindi se avete bisogno di riguardarlo, potete riguardarlo sia sul nostro canale YouTube che sulla sezione degli webinar, andando appunto a cliccare su questo webinar. Vi invito anzi ad andare a controllare anche i prossimi eventi che ci saranno, in modo da potersi iscrivere se c'è qualche cosa che vi interesserà. Parleremo ancora di contenuti in ottobre, quindi vi consiglio di andare a controllare. Qui ci stanno già salutando tutti. Grazie ancora per la vostra partecipazione, ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao Ben. Ciao a tutti, ciao, buon pranzo. Ciao.